tumore della prostata in realtà non ha campanelli d'allarme dal punto di vista clinico. Il vero campanello d'allarme nasce dal PSA, argomento un po' controverso perché non è un marker tumorale, è un marker di organo, si alza sia per infiammazioni prostatiche che per aumento del volume della prostata, però è l'unico marker che abbiamo per identificare i pazienti a rischio di avere un tumore della prostata. Quindi si fa quello che si chiama una prevenzione opportunistica, uno screening opportunistico per cui i pazienti autonomamente fanno dosaggio del PSA. Dal punto di vista della prevenzione primaria, in realtà l'unica cosa che sappiamo è che la dieta di tipo giapponese, orientale in senso lato, riduce l'incidenza del tumore della prostata, ma non sappiamo in effetti quali sono gli elementi che riducono l'incidenza del tumore. Probabilmente un'alta quota di estrogeni deboli, di fitoestrogeni nelle diete orientali. Io credo che la politica debba investire molto dal punto di vista della prevenzione. Farlo per il cancro della prostata significa affrontare due problematiche. La prima è di natura culturale. Spesso e volentieri manca nella psicologia proprio maschile la consapevolezza dell'importanza di fare della prevenzione da questo punto di vista. Non si rivolge al medico, cerca di rimandare l'approfondimento clinico. Il secondo aspetto, creare una rete territoriale che sappia in ogni momento in cui il paziente viene a contatto con la sanità, introdurre un'educazione alla prevenzione. Dal punto di vista chirurgico, la chirurgia robotica ha raggiunto degli ottimi risultati riducendo gli effetti collaterali dell'intervento e garantendo un intervento quasi sempre di successo. Dal punto di vista farmacologico, negli anni siamo passati da 1, 2, 3, 4, 5 linee di terapia. Ciascuna di queste linee aumenta la sopravvivenza del paziente, altrimenti non avrebbe mai ottenuto la registrazione e quindi anche i pazienti che recidivano sulla prima e la seconda linea di terapia hanno sempre una chance di rispondere a una linea di terapia successiva. Questo ha ovviamente aumentato la sopravvivenza dei nostri pazienti. Crediamo che il valore di un'azienda farmaceutica non si esprima meramente nel portare innovazione attraverso i farmaci, ma anche nel sedersi a fianco di clinici, associazioni di medici, associazioni di pazienti, caregivers e pazienti ed istituzioni per dare una completezza all'environment ed essere un partner autorevole nel portare beneficio clinico, ma anche prevenzione e supporto ai percorsi clinici e diagnostici dei pazienti.